Consiglio comunale a Teramo centrato sull'approvazione del rendiconto del 2022, un bilancio consuntivo portato all'approvazione appunto in ritardo rispetto ai termini di legge fissati al 30 aprile. E proprio su questo si è concentrata maggiormente l'opposizione in quasi tutti i suoi interventi, oltre che alla lettura politica di quanto contenuto appunto nei numeri del comune di Teramo. Abbiamo un risultato di amministrazione molto alto, circa 60 milioni di euro, e questo significa che stiamo incassando e di conseguenza stiamo iniziando e sono state già avviate le procedure per quanto riguarda innumerevoli fondi PNRR e non solo che abbiamo ricevuto. L'avanzo cosiddetto libero è di circa 5 milioni di euro che sicuramente verrà riutilizzato e rimesso a disposizione della collettività. Il ritardo nell'approvazione dal 30 aprile al 14 luglio cosa ha comportato? Ha comportato sicuramente non, chiamiamoli così, procedimenti disciplinari da parte della prefettura impropriamente detti, ha portato quello sì alla sospensione di alcune erogazioni, penso al fondo di solidarietà e ad altri contributi, ma è una sospensione che viene rimossa nel momento in cui il rendiconto viene approvato. Innanzitutto perché approviamo un rendiconto in ritardo che andava approvato entro il 30 aprile e quindi già questo è un atto talmente necessario e che non si può lasciar passare come un semplice ritardo o banalizzarlo. Ha comportato la conseguenza di un'amministrazione che non ha gestito la macchina amministrativa come la legge prevede. Ma la problematica più importante è che su alcuni dati è avere delle problematiche ancora dopo 5 anni forti e costanti ed insistenti sulle strade, sul dissesto stradale, sullo sfalcio, che siamo a metà luglio che ancora non parte, sulla potatura che ormai si rende quasi non necessaria, a rischio di incolumità. E poi ci sono dei dati come quello dei svariati, 1,5 milioni di fondi per manifestazioni. Dopo 5 anni aspettiamo ancora realmente cantieri, ma non cantieri. Vorremmo vedere qualche risultato, cioè la chiusura dei cantieri.